Serena De Ferrari, la viola di mare fuori, mi faccio paura, ho bisogno di sostegno psicologico. Il suo personaggio inquieta. Serena De Ferrari in mare fuori è Viola, ragazzina finita in carcere perché ha ucciso la sua migliore amica. Si è macchiata di un delitto crudele e folle. Serena, nata a Torino nel 1998, svela le ombre di Viola con parole quiete. E prima, dalla sua casa romana, racconta di sé. Ho studiato fin da bambina pianoforte. Ho fatto il conservatorio, il liceo musicale e tanti concorsi. Poi ho vinto una borsa di studio alla Manhattan School of Music di New York. Qui, frequentando corsi di canto lirico, attraverso l'interpretazione, mi sono appassionata alla recitazione. Spiega l'attrice. Mamma giornalista, papà tenente colonnello dei carabinieri. Oltre a Mare Fuori, ha recitato nella serie di Netflix Zero e nel film The Bunker Game Photo Video. Sui social Viola ha attirato particolare attenzione, è giudicata schizofrenica. Sociopatica, manipolatrice, narcisista, pericolosa. Viola è una ragazza con disturbi mentali che affondano le radici nell'infanzia. In Mare Fuori 3 si scoprono i suoi traumi, da bambina ha subito violenza. Questo personaggio che non riesce a liberarsi del male ha attirato attenzione virale. Io però vorrei che passasse il messaggio che tutti possono salvarsi. Guardandola nella serie, che cosa prova? Provo un senso di inquietudine. Mi fa paura. Mi spaventa. Questo personaggio mi accompagna da 4 anni e a volte la sua presenza è stata pesante da gestire. La mia terapeuta mi ha aiutato a capire Viola e anche a distaccarmi da lei, dopo la recitazione. Non sempre è stato facile. Durante le riprese di una scena particolarmente drammatica di questa stagione sono rimasta immobile a piangere senza riuscire a tenere a freno le lacrime. Massimiliano Caiazzo e il fenomeno Mare Fuori, io che ho visto il male, so come nasce, guarda. Vado alla terapeuta per Viola? No. Seguo un percorso psicologico da prima, da quando sono tornata da New York. All'università, in America, ho studiato proprio psicologia e neuroscienze. La salute mentale viene sottovalutata. Ammettere di aver bisogno di sostegno psicologico è ancora tabù. I giovani attraversano molte difficoltà. Hanno bisogno di questo tipo di aiuto. Come si è preparata al mondo del carcere minorile? Ho fatto ricerche, studiato documentari. Anche su carceri di altri paesi. Ho visto realtà dure che a confronto quella rappresentata da Mare Fuori sembra uscita dal mondo Disney. Il personaggio di Viola è ispirato a una persona reale. Una ragazza che ha ucciso la madre che le aveva tolto il telefonino. Oggi ha ancora sguardo gelido, distacco, lontananza dalla consapevolezza. Le pesa pensare a questa bad girl della fiction? Mi inquieta la gioventù senza speranza. Nei ragazzi oggi c'è molta sofferenza. In Mare Fuori, accanto alle vite complicate dei ragazzi, appare la speranza, nella realtà. Il carcere minorile può essere luogo di riscatto. Purtroppo, spesso lì dentro i ragazzi sono abbandonati a se stessi. La serie è un po' l'anti-Gomorra. Mare Fuori in effetti non idolatra i cattivi. Ma bisogna stare sempre in guardia verso il fascino del male. Mare Fuori, parla Artem Tkachuk, stavo sul marciapiede, poi, guarda. Lei che adolescente è stata? Quali trasgressioni ha incontrato? Ero chiusa nel mio mondo di studio, suonavo. Facevo concorsi, esami. Il resto era lontano. Nella serie, i ragazzi scontano gli errori dei grandi. Quali adulti hanno sbagliato con lei? Mi sono sentita spesso sola. A scuola non ho incontrato insegnanti illuminati, empatici. L'amore. A volte ho anche sovrapposto fidanzati. Ora so stare bene da sola. La terapia mi ha aiutato. È mai stata sul crinale tra bene e male? Ci sono stata vicina quando vivevo a New York. Non stavo bene con me stessa. Pensavo cose estreme. Anche verso la vita. Ha origini ucraine, sente la guerra più vicina. Queste origini portano la nonna paterna. Insegnante di danza. Non abbiamo parenti là, ma il dolore e il senso di impotenza per quella guerra. E per tutte le guerre, crea una sofferenza profonda. La musica le manca?
La musica mi appartiene. Magari riprendo da quella antica. Mi sono fatta costruire un cembalo. Maria Giuseppina Bonanno.